Bene, Spatial no code, facciamo un video riassuntivo di tutto ciò che è possibile fare con Spatial senza scrivere una riga di codice. Quindi, adesso sono su una piattaforma con un'immagine a 360 gradi, e adesso in questa piattaforma cercherò di mettere i vari oggetti che sono di Spatial. Quindi, andiamo sul nostro progetto, questo, che vedete che è fatto esattamente come lo vedete. E a questo punto qua dentro andiamo a esplorare le possibilità che ci dà Spatial. Oltre all'entrance point con cui sono entrato e la thumbnail camera, abbiamo la possibilità di mettere un seat hotspot, quindi sicuramente facciamo vedere un posto dove possiamo sederci. Allora, seat hotspot è un'immaginina, vedete che è fatta così, che potete agganciare su in qualunque punto del vostro spazio e sul quale potete sedervi sopra. Okay? Tipicamente la mettete sopra una sedia e una volta messo sulla sedia, praticamente, cioè se qui ci fosse una sedia, la montate sulla sedia, tenete conto che lui tendenzialmente si siede nella direzione indicata dalla freccia blu. Quindi, per essere sicuri di questa cosa qua, mettiamo ancora un cubo, un seat spot, questo. No, diciamo 3D Object, mettiamo il nostro famoso cubo, questo, lo mettiamo praticamente qui e sopra ci mettiamo, praticamente ci indichiamo il sito spot che mettiamo sopra, ok? Lo dobbiamo mettere leggermente sopra in modo tale da poterlo vedere perché dà luogo a una specie di freccina che si vede praticamente quando si è dentro. Tipicamente lo potete mettere come figlio del cubo o della sedia, in modo tale che risulti praticamente ben messo. Cioè, quando si muove la sedia, si muove anche lui. Ora, tipicamente adesso lui dovrebbe sedersi in questa direzione, però probabilmente c'è la possibilità dentro il nostro sito spot, quindi andiamo sull'inspector, di dire Force Avatar Orientation. La Force Avatar Orientation dovrebbe dire che viene forzata l'orientamento verso la freccia blu. Ora proviamo a vedere se è vera questa cosa, quindi facciamo un test. Freccia blu vuol dire che si siede verso l'esterno, quindi facciamo la prova. Entriamo al nostro mondo, togliamo la vecchia sandbox, altrimenti c'è un problema, si cade. E una volta entrati, vediamo un po' se ha funzionato. Cioè, quindi adesso vedete che abbiamo il nostro cubo. Sopra questo cubo è messa praticamente il seat. Non riusciamo a sederci perché non vediamo la freccia, quindi probabilmente è all'interno del cubo. Quindi facciamo X, torniamo alla nostra scena, prendiamo il nostro seat spot, questo. Lo alziamo un po', vedete, in modo tale da garantire, forse era anche diverso, non era proprio sopra, quindi lo mettiamo proprio coincidente con il cubo, quindi lo mettiamo esattamente sopra il cubo. Ok, e poi, come dicevo prima, fate attenzione ad averlo praticamente un pochino sopra, in modo tale che facendo quando poi entriamo dobbiamo vedere praticamente il simbolo del sito. Quindi facciamo di nuovo il test. Questo tra l'altro che sembrava più semplice in realtà è più complicato. Vedete che se io mi avvicino, praticamente mi avvicino praticamente a questo oggetto. Ecco, vedete che compare un simbolo verde quando vado in prossimità. Adesso qui era in realtà l'avevo messo leggermente storto. Ah no, l'ho messo un po' più sopra. Se faccio clic qua sopra, vedete che mi siedo esattamente nella direzione che ho detto, cioè che puntava verso l'esterno. Ora, se volete renderlo, abbassarlo, dovete appunto abbassarlo da dentro e quindi otterrete l'effetto voluto. Ora usciamo dalla sandbox e proviamo a vedere anche altri sistemini. Quindi questo che era la seduta, però possiamo mettere, facciamo sempre in Spatial, esploriamo
Il trigger event l'avete già visto più o meno, ma noi quindi non lo facciamo vedere adesso, cioè il trigger event di una zona, però vabbè, lo facciamo vedere brevemente. Quindi se mettiamo un trigger, sostanzialmente cosa succede? Che questo trigger lo mettiamo qua e il trigger è definito praticamente da praticamente quando si entra, vedete che c'è dentro il trigger c'è un'area che si amplia. Quindi praticamente questo trigger agisce solo esattamente se noi entriamo in quell'area lì. Però se vogliamo aumentare questa area, quindi vogliamo fare un trigger che abbia un effetto un pochino più ampio, dobbiamo aumentare il raggio del trigger. Vedete, qui c'è uno sphere collider, e quindi qua se invece di 0,5 mettessimo 2, vedete che si allarga, qui si vede poco, ma si allarga il collider, quindi vuol dire che lui collide quando noi siamo, quando noi entriamo. Ora non vi faccio vedere esattamente quello che fa, perché bisognerà metterci un pochino di scripting. Però nella lezione abbiamo visto che si può fare avanzare una quest col trigger, e la quest viene fatta scattare esattamente quando, quando ci si avvicina. Tra le opzioni che è possibile mettere, c'è praticamente l'unica che c'è in questo momento, Listen for Local Avatar. Probabilmente in futuro vogliono aggiungere dei trigger che scattino anche quando arrivino degli altri oggetti vicino, quindi sarà per il futuro. Comunque questo è il trigger e l'abbiamo già anche visto. Se vogliamo vedere altre cose, abbiamo il spatial, quindi abbiamo visto il trigger. Okay. Abbiamo l'avatar teleporter, che abbiamo vagamente visto qualche tempo fa, però vediamo poi in dettaglio. Se mettiamo l'avatar teleporter, vedete che l'avatar teleporter, facendo doppio clic, ci poniamo sul teleporter. Quindi praticamente l'avatar teleporter è un qualche cosa che quando ci avviciniamo, quindi adesso lo spostiamo in un'area un po' più decentrata, quindi quando ci si avvicina all'avatar teleporter funziona che si viene praticamente spostati direttamente su queste coordinate. Queste coordinate possono essere alzate o spostate, vedete che qui c'è, posso prendere il mio pallino di teleport. E supponiamo che il pallino lo sposto qua, cioè praticamente dico che se entro in questo avatar teleporter vengo trasferito direttamente in quell'altro punto. È bello vedere che si capisca dove si viene teleportati, e viene molto usato per fare degli ascensori che portano al primo, secondo, terzo piano della stanza, oppure in un escape room possono servire per arrivare in un altro pezzo importante di un escape room, magari quando poi si è risolto un certo quiz. Quindi se noi facciamo un test di questa active scene, vediamo un po' cosa succede, come appare il teleporter. Che entriamo praticamente nella nostra sandbox. Ok, il teleporter non si vede, quindi in questo momento il teleporter è praticamente. Ecco, vedete che però non si vede, ma sicuramente voi potete costruirgli vicino al teleporter un oggetto che faccia capire che è un teleporter, in modo tale da capire che quando si viene teleportati perché si è arrivato lì. Quindi tipicamente si mette un qualche cosa che simboleggia l'avatar teleporter. Ora andiamo avanti e prendiamo altri piccoli esempi di spatial. Saltiamo per un momento il climbable, lo faremo vedere eventualmente fra poco. Prendiamo l'empty frame, no, anzi, facciamo una cosa più in ordine, quindi point of interest. Il point of interest è una cosa che praticamente è un oggetto che potete mettere da qualche parte, che vedete è a due raggi. Allora, lo alziamo un pochino, ok? Abbiamo un raggio più esterno, che sarebbe questo, cioè, quindi 6 metri, e il raggio interno 3 metri, che potete controllare, quindi potete cambiare il raggio. Quindi se il raggio dove appare il testo lo mettete più piccolo, quindi il testo apparirà solo quando vi avvicinate a questa distanza.
e questo lo facciamo un po' più piccolo, mettiamo 3 metri ad esempio, e quindi 3 metri è dove compare praticamente l'indicazione del marker che sarebbe là. Quindi il senso è che un text marker c'ha un titolo, quindi mettete cercami, vieni qua, potete mettere il punto di interesse, la descrizione, mettete descrizione, no? E potete mettergli anche un'immagine, uno sprite. Nello sprite potete mettergli praticamente qualunque disegno, immagine che avete voi nel vostro assets, che adesso qui c'è una valanga, ma diciamo che abbia praticamente, che sia un'immagine 2D. Ok, in questo caso c'è un'immaginina, c'è uno sprite con una lettera di una tastiera, quindi gli mettiamo questa, qui c'è la letterina della tastiera, la facciamo un po' grossina, però voi potete metterci ovviamente un'immagine un po' più grossa. Tenete conto che quando gli mettete l'immagine della tastiera, questa, allora dovrebbe essere possibile cercarla praticamente cliccandola, si vede qual è questa. Ok, e cliccando di conseguenza sulla lettera si vede che tipo è, vedete che è uno sprite, e quindi dovete mettergli le proprietà di uno sprite nell'inspector di questo oggetto. Lo proviamo a fare un text active scene, vediamo un po' di. Qualunque immagine può essere configurata come sprite, così come poteva essere configurata con le minimap, si poteva configurare anche il fatto che fosse uno sprite 2D. Ora entriamo nella scena, togliamo questo. Ok, vedete che noi abbiamo adesso qui, non c'è il punto di interesse perché siamo lontani. Ora, se mi ricordo male, l'ho messo, andiamo a cercare dove sta. Ecco, vedete che mi sono avvicinato a distanza di, cioè mi sono avvicinato più o meno al punto di interesse, e poi se mi avvicino, ah no, ecco, l'ho messo vicino praticamente troppo al raggio di collisione dell'altra, però se mi avvicino molto vedete che mi appare la A, che era quel disegno, con la descrizione, vieni qua, con la descrizione del punto di interesse. E oltretutto, non so se avete notato, compare il fatto adesso che l'ho visto quel punto di interesse, quindi c'è la spunta. Questo è molto interessante per fare delle cose dove si dice alla gente di cercare tutti i punti di interesse anche senza quest. Volendo, si può fare anche il punto di interesse che si è raggiunto, e torniamo al nostro punto di interesse, si è raggiunto praticamente on text display the event, vedete che c'è qua, quindi qua si è visualizzato l'evento. Gli potete completare una quest, oppure fare una certa animazione, oppure fare comunque qualunque evento, generare degli eventi Unity che sono praticamente tutto lo scripting semplice che più o meno abbiamo individuato prima. Oltre al punto di interesse abbiamo anche altre cose, altre cose appunto aprire porte, no? Aprire scaffali, tesori, eccetera, sono tutte cose che si possono fare. Ora, il punto di interesse è questo, lo togliamo. Togliamo anche i teleporter, così non ci danno problemi, anche il trigger. Il sito spot lo togliamo e proviamo a vedere ancora gli altri esempi di spatial. Saltiamo il quest perché l'abbiamo più o meno visto le volte scorse. L'interactable l'abbiamo già visto, quindi saltiamo anche lui, cioè semplicemente un oggetto che quando cliccate praticamente si vede che si può interagire quando si è all'interno di questo cerchio, il radius è lì, non lo facciamo vedere adesso perché l'abbiamo già visto in altri video, ma facciamo l'empty frame. L'empty frame è qualcosa che potete piazzare sulla vostra scena, quindi lo mettiamo. E che c'è una direzione, vedete che ci sono delle frecce che dicono in che direzione opera e qui potete dire anche l'empty frame quanto grande è, quindi se volete 3 diventa un frame un po' grosso e questo equivale a quello che abbiamo in molte gallerie d'arte, in modo tale che
chi entra e ha diritto di modifica può inserire un'immagine dentro. Quindi per dire, se noi entriamo qua dentro e abbiamo un'immagine, quindi praticamente facciamo un test di questo active scene dove c'è l'empty frame, chiudiamo un'altra sandbox. Ecco, vedete che noi praticamente siamo entrati e abbiamo questo esempio qua. Allora, a questo punto qua possiamo anche, a questo punto, non so se possiamo trascinare del content. No, qui abbiamo, vedete che abbiamo un'immagine che ho provato a mettere, ho fatto semplicemente trascina, ma se questa immagine qua vogliamo metterla qua sopra, dobbiamo per forza fare upload art. E upload art praticamente possiamo metterci praticamente qualunque cosa che abbiamo uploadato prima, per esempio questo quadro, e questo quadro verrà messo all'interno della frame, quindi viene perfettamente allineato e non messo in questo modo, diciamo, anarchico, che potrebbe in una galleria d'arte, comunque nella vostra costruzione, potrebbe non essere adatto. Ok, chiudiamo anche questo. E partiamo nella condivisione dello schermo, cioè praticamente nel frame. Quindi qui fra lo spatial abbiamo anche il projector surface. Allora, il projector surface è molto utile, tanto adesso togliamo questo che abbiamo poco spazio, quindi togliamo l'empty frame, che abbiamo visto come funziona, e aggiungiamo lo spatial projector surface. Al projector surface apparentemente appare come fosse quello di prima, cioè l'empty frame. Facciamo un pochino più grosso, vedete che però appare come uno schermo, quindi non è più diciamo quadrato, ma è al formato di schermo. Ecco, quello è uno schermo che se entro in spatial, devo togliere l'altro sandbox, dunque qui ero ancora, aspettate che siamo qua, quindi non code 1. Ok, allora in realtà era tutto regolare, il fatto che avendo messo prima dei contenuti li aveva poi messi come una sorta di inventory, quindi me li ripresentava quando rientravo. Adesso li ho cancellati, praticamente ogni volta praticamente si aggiunge un contenuto, può essere ad esempio questo era il quadro che avevo messo prima, o anche viene considerato contenuto anche il frame, devo poi accertarmi di cancellarlo, quindi praticamente lo clicco. In realtà prima era loccato, quindi dovevo loccarlo, adesso quindi se lo locco praticamente non lo potevo toccare, no? Quindi bisognava praticamente selezionarlo e sbloccarlo e poi cancellarlo, quindi ho dovuto cancellare i pezzi che non mi interessavano e poi comunque qua dietro ho spostato, in realtà gli ho messo il frame, quello che il proiettore qua dietro. Vedete che il proiettore punta, projector surface, punta verso di me dal cubo. Non lo vedo, quando questo è abbastanza interessante il fatto che non lo vedo, perché finché non proietto qualche cosa non si vede. Per vederlo devo fare una condivisione di schermo, quindi posso dire che condivido un certo schermo, un pezzo di schermo, con eventualmente l'audio, quello che è. Quando faccio la condivisione vedete che poi gli altri che entrano praticamente si vedono il mio schermo e quindi possono praticamente avere il mio schermo visibile. Ora, nelle stanze di spatial di solito quando si ha uno schermo di questo tipo gli si mette visivamente qualche cosa che faccia capire che lì c'è lo schermo.
in modo tale da poter capire bene questa cosa. Lo schermo, una volta che appare, se notate, è comunque trasparente, cioè non è fisico, quindi è un posto virtuale dove si pubblica. E quindi abbiamo visto a questo punto la possibilità di mettere nei vostri stanze spatial un po' tutte queste cose qua. Manca solo un elemento che sarebbe il climbable. Adesso lo cercherò di farvelo vedere, così abbiamo esplorato tutti gli oggetti base di spatial. Bene, allora il climbable è abbastanza semplice. Si prende sempre l'oggetto spatial climbable, che equivale ad avere praticamente un oggetto che di default è una specie di colonna, si può modificare, c'è un box collider, c'è tutte le varie cose, ma soprattutto c'è l'oggetto climbable dentro, che tra l'altro voi potete metterlo anche in oggetti vostri. Comunque, una volta che c'è un oggetto climbable, vedete che c'è questo simbolo qua che è la scala. Quello che succede è che se voi andate poi a pubblicarlo, quindi lo facciamo. Questo oggetto lo potete mettere anche in scale verticali, tipicamente, o in pezzi di palazzo in cui volete andare. Togliete la sandbox vecchia. Ok, allora vedete che dietro di voi c'è l'oggetto climbable, e essendo climbable vedete che c'è l'animazione per potergli salire sopra, ok? Quindi questa è una cosa molto interessante, perché è climbable da tutte le parti. Tanto si può, in teoria si potrebbe probabilmente anche climbare verso il basso. Ah no, magari fate un po' di esperimenti per vedere voi se riuscite a scalarlo anche verso il basso. Mi aspettavo che ci fosse, no, quindi si cade, però si può climbarlo, che è notevolissimo. Ok, allora questo è tutto per questo video, dove soltanto con le cose che vi dà Spatial di base potete fare già delle cose molto interessanti senza scrivere codice e senza sbattervi molto. Notate che io qui ho messo dei terreni già con le normal map e ho messo anche lo sfondo a 360 gradi senza MIP Maps, in modo tale da farvi vedere che con poco si può costruire veramente tanto. È tutto.